Buongiorno amici di GameExperience.it e siamo qua oggi per parlare di Dragon's Dogma 2 ancora, perché ne avete già visto un altro di video sul titolo Capcom. Questa volta siamo pronti a parlarvi del gioco perché lo abbiamo effettivamente recensito. Trovate ovviamente sul nostro sito, ora comparirà da qualche parte qui a video, uno screen della recensione. Andate ovviamente a leggerla qua. La nostra video recensione è più sotto forma di chiacchiera per approfondire alcuni elementi che trovate appunto scritti nel nostro articolo. Allora, sicuramente, come avete letto dal titolo, parliamo di un gioco che non è per tutti, che è divisivo e che sicuramente scontenterà qualcuno o accontenterà tanti di voi, dipende un po' da che tipologia di giocatore siete, perché sicuramente se amate l'immersione totale, la volontà di entrare in una sorta di realtà parallela dedicata al fantasy, allora sappiate che Dragon's Dogma 2 è la cosa migliore che potete giocare finora sul mercato. Se invece vi sentite spesso soverchiati dalla possibilità di approcciarvi in maniera libera senza essere guidati, beh, sappiate che Dragon's Dogma 2 forse non è la cosa migliore per voi. Per quanto mi riguarda, io sono un giocatore abbastanza particolare, perché incontro sicuramente a livello di gusto personale quelle che sono le scelte di design di Dragon's Dogma 2. Mi piace avere un approccio da immagina puoi, come abbiamo già ripetuto più volte. Allo stesso tempo però ne riconosco alcuni limiti e comprendo come questa cosa possa non piacere a tanti. Devo anche dire che sicuramente da giocatore, ormai con alle spalle diversi anni di videogiochi e anche come redattore, insomma sono 7 anni che sono all'interno di questo settore, ne ho passate di cotte e di crude, ne ho viste di cotte e di crude e mi avete magari letto anche da qualche altra parte, non mi era mai capitato di trovarmi davanti a un prodotto del genere, che è sicuramente unico nel suo genere, che ricalca quella che è la visione di Tsuno originale anche del primo Dragon's Dogma e di Dark Arisen, però sicuramente qui all'ennesima potenza, qualcosa che sicuramente lascia di stucco a primo impatto. E io inizierei così, non raccontandovi niente di quella che è la narrativa, dovete scoprirla, è giusto che nessuno ve la rovini, però dandovi alcuni input, insomma, che si vestano i panni della Risen o della Risen, come preferite, è sicuramente noto, lo avete capito, non vi diamo maggiore contesto rispetto a quello che già era emerso, quindi siete senza ricordi, quindi avete avuto un incontro del terzo tipo, se vogliamo dire così, con un drago e cosa succederà poi sta a voi scoprirlo. Quello che però è interessante raccontare è che a livello di narrativa il gioco si divide sostanzialmente in due tronconi, quella che è l'esperienza della trama principale e quella che invece è la peculiare esperienza di tutta l'infrastruttura dedicata alle missioni secondarie. Per quanto riguarda la parte principale, il gioco effettivamente guida l'esperienza del videogiocatore attraverso un classico sistema di indicatori sulla mappa che vi dice bene o male sì, dove dovete più o meno andare. Niente di soverchiante dal punto di vista della libertà, però sempre in linea con quella che è l'esperienza di Dragon's Dogma 2. Quello che invece è il fiore all'occhiello, secondo me, dell'esperienza, che è il punto veramente divisivo di tutta l'opera, è la gestione di quella che è l'infrastruttura delle missioni secondarie e degli incarichi non principali. Ecco, voi dovete immaginare di entrare in una realtà parallela. Quindi avete sì un compito, che è quello di completare la vostra storia. E lì effettivamente entra in gioco quella sensazione di giocosità, di videogioco, di esperienza particolare che non ricalca, no, i crismi della realtà. Ma in tutto il resto invece sì, cioè voi dovete davvero entrare nel mindset di approcciarvi come se foste voi all'interno di quel mondo, cioè cosa fareste voi lì dentro, quale sarebbe l'opzione che
utilizzereste per completare quell'incarico. E anche il modo in cui arrivano gli incarichi al giocatore sono in maniera, tra virgolette, reale. Cioè, state camminando all'interno di una cittadina, di un paesino, vi ferma una persona che, vista la vostra armatura, il vostro equipaggiamento, le vostre sembianze, vi chiede aiuto. O, mentre state dialogando con una persona, si innesca un discorso per cui voi scoprite che stanno succedendo determinate cose. Ma una volta completato quel dialogo, poi, non vi compare nessun indicatore per dirvi andate lì e fate questa cosa. No, semplicemente avete esaurito un dialogo. Volete scoprire di più su questa cosa? Cosa fareste? Se il fabbro vi dice che la figlia del locandiere si è persa nella foresta, voi, se foste una persona qui, viene richiesto aiuto per questo incarico nella realtà, cosa fareste? Andreste prima dal locandiere, cerchereste informazioni sulla figlia del locandiere, provereste a chiedere magari alle guardie che stanno al cancello se l'hanno vista passare, e così via. E questo dovete fare. E questa cosa è alienante, è ogni tanto completamente fuori di testa, semplicemente perché di base un videogioco non vi permette questo approccio. Di base, entrare in un videogioco vuol dire fare qualcosa che nella realtà non potresti fare. Qui invece è l'incontrario, è applica quello che faresti nella realtà all'interno di un mondo di gioco. E questa cosa oggettivamente non è per tutti, perché soprattutto secondo me i giocatori più anziani, legati a un modo di fare più arcaico e che magari nel tempo hanno fatto fatica ad accettare l'evoluzione del videogioco, probabilmente questa cosa qua l'accetteranno in maniera più difficile, a meno che non ci sia veramente una passione fortissima verso il genere fantasy e le sue regole, che sono regole dinamiche, non fisse, che sono regole particolari a cui non tutti sono abituati e cui può non piacere. Ecco, questo è il discorso del gusto personale, è un discorso che ritorna sempre a livello videoludico nelle valutazioni di un videogioco, ma è veramente importante in questo caso. Quindi, ritornando alla libertà, questa sensazione soverchiante viene acuita anche nel momento in cui alcune di queste missioni hanno un tempo non indicato. Cioè, se la figlia della locandiera è stata rapita da dei banditi e questi banditi la vogliono vendere, per dire, e voi avete il tempo di completare quella missione, ma è un tempo limitato perché nel mondo di Dragon's Dogma quei banditi la stanno andando a vendere, quindi se è di notte magari stanno dormendo e quindi hai tempo di andare a trovare l'accampamento e riuscire a liberarla. Ma se passa un giorno, due giorni, se magari nel frattempo vi perdete a fare altro, fate ciao ciao con la manina, per non citare una famosa canzone di Sanremo, alla figlia della locandiera. E quando magari troverete l'accampamento dei banditi, l'accampamento ormai sarà abbandonato perché l'avranno venduta, e quindi fate ciao ciao alla figlia della locandiera. Quindi, in sostanza, questo è quello che vi troverete davanti a Dragon's Dogma 2. E questo scenario, lo ripeto per l'ennesima volta, è divisivo. Può non piacere a tutti, come giusto che sia. Semplicemente dovete essere consapevoli di quello che vi trovate davanti. Discorso simile ma differente per quanto riguarda il combat system, perché l'infrastruttura ludica del gioco, il gameplay di Dragon's Dogma 2, è un gameplay che ricalca quella che è la storia della serie, quindi il primo capitolo di Dark Arisen, senza discostarsi troppo. Lascia questa libertà di approccio nel combattimento che era classica del genere, dove vi potete arrampicare sui nemici più grandi, potete lanciare i nemici più piccoli, potete avere veramente un approccio libero. E da questo punto di vista devo dire che il gioco si fa giocare benissimo. La cosa importante da capire anche in questo caso è che il videogioco sceglie un approccio più realistico, se così vogliamo, ovvero se voi foste in un combattimento difficilmente
scrivereste rotolando su voi stessi con un'armatura, perché nel caso in cui lo doveste fare probabilmente verreste schiacciati dal peso dell'armatura. E poi comunque vi voglio vedere fare una capriola con un'armatura alla cotta di maglia. Ma al netto di questo, è molto più probabile invece che la vostra strategia di approccio alla battaglia sia: mi posiziono in una maniera particolare. E da questo punto di vista, Dragon's Dogma fa la cosa migliore: non utilizza il target e punta tutto su quello che viene chiamato in gergo il positioning, il posizionamento all'interno del campo di battaglia. L'inizio, se non siete avvezzi a questo genere di approccio, è sicuramente molto d'impatto. Lo switch mentale che vi permette di entrare in questo sistema di combattimento è quello di accettare i danni. Cioè, non siete stupidi se prendete dei danni in combattimento. Siete bravi se non li prendete. Se non li prendete vuol dire che avete fatto vostro quello che è il sistema di posizionamento e di combattimento del gioco, e quindi avete capito come sfruttare le condizioni migliori e più favorevoli a voi di un campo di battaglia. Ma se li prendete è giusto che succeda, non è sbagliato. È impossibile quasi non prendere mai danno in Dragon's Dogma 2. E questo perché, appunto, sfruttando le cose migliori che potete imparare dalle vostre vocazioni / classi, dovreste riuscire a imparare quello che è il posizionamento migliore. Se siete un arciere, un arcier mago, insomma, dovete approcciare dalla distanza, utilizzare molto bene le vostre abilità con la freccia. Se siete un guerriero, utilizzare lo scudo. Se siete un distruttore, dovrete cercare il punto debole dell'avversario per colpire un fendente e shottarlo. Se siete un mago, potreste incominciare a curare i vostri alleati. Se siete uno stregone avrete una serie di magie in grado di fare la differenza a livello elementale sul campo, e così via, anche perché le classi sono 4 disponibili subito, 2 disponibili poco dopo l'inizio del gioco, le altre 4 invece arriveranno man mano con l'esperienza di gioco, per un totale di 10 vocazioni. Da questo punto di vista devo dire che la libertà di approccio è molto bella, ma siamo sul tendente al classico per una persona che ha giocato i precedenti Dragon's Dogma. Quello che però vogliamo dirvi è: state attenti, perché voi ovviamente avete visto un voto all'interno della recensione e io vi sto parlando in maniera entusiasta, sebbene divisiva, di questo gioco. Però ci sono dei problemi. La totale libertà di questo gioco, l'infrastruttura ludica pensata per questo gioco, ci ha portato nella nostra esperienza a delle problematiche ravvisate, ben definite, che sono anche piuttosto impattanti. Ad esempio, se un alleato cade per questa immensa libertà da una rupe e muore perché c'è il danno da caduta, o va in acqua e ciao ciao, e vi siete persi questo alleato, e magari questo alleato era pure importante per la missione che stavate facendo, fate ciao ciao al salvataggio e dovete ricaricare. E tra l'altro c'è un solo slot di salvataggio, quindi se non salvate spesso sono dildi reali amari. Quindi ecco, non è tutto oro ciò che luccica, quindi state bene attenti. Spostandoci su quelle che sono le tematiche principali del gameplay, secondo me, secondo noi, e alcune problematiche, vuol dire tuffarsi nel sistema delle pedine. Il sistema delle pedine è molto particolare, perché avete una pedina che sale di livello con voi, non approfondisco altro, ma avete poi tutto il sistema di pedine classiche che non salgono di livello, quindi il gioco vi spinge a prendere una pedina del vostro livello, fare le missioni, una volta che salite un tot, congedare questa pedina, prenderne delle nuove e così via, tra pedine fatte da Capcom e pedine fatte dagli altri giocatori. Peccato che il gioco sia estremamente influenzato, essendo un gioco di ruolo, da tutta una serie di statistiche che vanno a migliorarsi in maniera automatica, ma anche al peso dell'inventario, e qua arrivano i problemi. Il peso dell'inventario è estremamente gravoso e l'unico modo per gestirlo in maniera intelligente è quello di smistare l'inventario attraverso tutti i personaggi del vostro party. Peccato che, se voi, come il gioco vi spinge a fare, congedate una pedina e vi dimenticate di riprendere l'inventario, anche in questo caso fate ciao ciao con la manina
al vostro inventario. E questa cosa è molto grave nel momento in cui non ti viene spiegata. Perché se voi per caso avete messo dentro lì un oggetto un po' particolare, e fate ciao ciao ancora all'oggetto. E questa cosa è abbastanza, insomma, impattante all'interno del gioco. Il problema è poi acuito, come dicevo, dalla mancanza di comunicazione. Cioè Dragon's Dogma 2 non solo non ha guide nel sistema di secondarie che vi indicano dove andare, ma si dimentica pure di raccontarvi alcune cose. E ha questo scellerato, dal mio punto di vista, sistema di gestione dell'inventario e dei menu che è proprio anti-intuitivo, e la quality of life cosiddetta viene proprio mandata a ramengo. Da questo punto di vista sono problemi strutturali che poco ci si può fare se il menu è poco intuitivo. Se manca una scheda riassuntiva di quello che è equipaggiato al personaggio, bisogna per forza andare di scheda in scheda per controllare, fare paragoni, e non va bene. O come se io vado da un fabbro, cerco di prendere una spada, io so che la mia pesa 15, vedo quella, mi dice che pesa 18, sì, ho capito, ma in percentuale il peso quanto sale? Perché me lo devo fare io il calcolo? Perché mi devo ricordare a mente quanto mi pesa? Tu mi dici che sì, che c'è una freccetta che sale più il peso e scende più il peso, ma di quanto? Fammi fare questi calcoli, siamo in un GDR, io la parametria devo avercela bene a mente, devo poter fare delle cose, e anche a livello visivo devo riuscire a farlo in maniera veloce. Ecco, tutte queste cose in Dragon's Dogma 2 sono relegate a un malfunzionamento dal mio punto di vista. Infine, tutta la gestione tecnica, bellissimo ragazzi, a livello artistico Dragon's Dogma 2 è stupendo, stupendo, stupendo. A livello grafico il re-engine spacca, l'abbiamo già detto più e più volte, e davvero è una gioia per gli occhi. Occhio però, perché comunque purtroppo i bug ci sono. È un gioco che su console ha un livello prestazionale deficitario, perché non raggiunge i 60 fps, e anche con quei 30 fps, da quello che si è visto, è un po' così. Noi l'abbiamo giocato su PC, e su PC invece, ragazzi, se avete un PC di fascia alta, mostri i muscoli, 60 fps granitici, tutto ad alto e ray tracing attivo, illuminazione incredibile, quando siete in una grotta tutta buia è veramente buio, e state molto attenti. Quindi questo è, trovate quel voto sulla recensione e credo che questo sia il modo migliore per giustificarlo. Noi però oggi abbiamo un tempo limitato per parlare, quindi sapete cosa vi dico? Che dovete seguire il canale Twitch di GameExperience.it, oltre a tutti i social, perché presto faremo una bella discussione ampia e magari su questo canale anche dei nuovi video. Mi raccomando, attivate la campanellina e iscrivetevi, perché noi vi aspettiamo.